La riforma del catasto. Se ne parla da più di 30 anni, ma come mille altre cose lasciate indietro, anche la riforma del catasto è lì che aspetta dormiente. Oggi si torna a discuterne, per convenienza o per trasparenza, non lo so, ma senza giudicare se sia giusto o meno farla, cercherò di spiegarti cos'è e che effetti potrà avere sulla casa che vuoi comprare o vendere. Il catasto è la fotografia di ogni immobile esistente sul territorio d'Italia. Comprende tutto ciò che ha un tetto e non si muove, dai grattacieli alla stalla. Ogni casa è descritta per dove si trova, quanto grande è, quanto bella è e che uso ne viene fatto. Ad ogni casa viene poi dato un valore che si chiama valore catastale. Questo deriva dalla rendita catastale, cioè il reddito che si pensa che la casa possa generare se viene, per esempio, affittata. Questo numero lo trovi sulla visura catastale di casa tua, un documento che qualsiasi tecnico può produrti con una minima spesa. Perché è importante questo numero? Perché è su questo numero che vengono calcolate le tasse e le imposte da pagare quando compri una casa. Si parla di trasparenza, di semplificazione, di attualizzazione. Ma di fatto, se questo numero dovesse diventare più grande e la crescita, dicono, si aggirerà mediamente intorno al, dal 120 al 190% rispetto al valore attuale, tu pagherai più tasse quando compri la casa. Punto. Si fa quindi riferimento alle case abusive che nel nostro paese si stima siano oltre 1 milione, per giustificare un nuovo controllo a tappeto da parte dell'Agenzia delle Entrate. La lotta all'evasione fiscale permetterà a chi dovrà tassare di definire anche il valore di casa tua, quindi di decidere quanto dovrà pagare chi l'acquisterà in futuro. E perché non parlare di quanto metterà l'IMU, l'IRPEF o se possiedi più case? E in caso di successione si stima che dovrai sborsare solo il 40% in più. Secondo i nostri governanti, quanto tutto ciò dovrà accadere? A partire dal 2026, fino ad allora, ci rassicurano, non ci sarà nessun aumento delle tasse come promesso. Siamo uno dei paesi dove si pagano più tasse in assoluto sul bene primario per l'essere umano, che è la casa. Il settore immobiliare è sempre stato trainante. Secondo te è giusto affossarlo proprio all'uscita di una crisi economica senza precedenti? Vuoi un consiglio? Compra casa prima del 2026, risparmierai un sacco di soldini. Ciao!